Siamo di nuovo qui, si torna un po' a lavorare nei luoghi topici di Berlino. Qui siamo alla topografia del terrore, con l'edificio storico che inquadra del Martin Gropius Bau e dall'altro lato il Consiglio regionale di Berlino, il muro e sotto il muro gli scantinati, i resti dei palazzi centrali generali di Gestapo ed SS, quindi per pura coincidenza il doppio terrore sopra il muro, sotto il terrore nazista di Himmler, e più in alto, uno dei pochi edifici di epoca nazista rimasti in piedi, il Ministero dell'Aviazione di Göring, poi primo governo della DDR, adesso Ministero delle Finanze. A 500 metri da qui, in quella direzione che mostro, c'è il checkpoint. Maghi che si abbracciano, che vogliono simboleggiare l'unità dei quartieri dell'est e dei quartieri dell'ovest, perché lì c'è il quartiere di Treptow Est, noi siamo nel quartiere di Friedrichshain Est, di fronte invece c'è un quartiere di Berlino Ovest, che è Kreuzberg, tra l'altro quartiere turco della città, e questo Oberbaumbrück che porterebbe appunto dall'altro lato a Kreuzberg. Un saluto anche da qui. Le guide piano piano ricominciano, ogni volta si finisce in un luogo differente, quindi oltre la topografia del terrore, adesso un altro simbolo di Berlino, il Reichstag, attualmente il Bundestag, con la sua parte storica e la sua cupola del 99 dell'architetto inglese Norman Foster, simbolo di questo paese, cuore di tutta la storia più terribile del Novecento, prima gli anni 20, poi il nazismo, l'incendio, i combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione con quella foto della bandiera sovietica la notte del 30 aprile 45, che fa il giro del mondo, e poi il muro di Berlino e la modernità successiva. Giochi d'acqua davanti agli edifici delle commissioni parlamentari, appena dietro il Reichstag, nel quartiere governativo lungo il fiume Spree. Una bellissima domenica ventilata, ma anche soleggiata. Ecco la panoramica circolare. Ed ecco la cancelleria tedesca, il governo,